passiamo a parlare dell'intelligenza artificiale con l'economia circolare. Chiaramente le tecnologie possono svolgere un ruolo importantissimo e colmare questa distanza, questo divario di cui tanto abbiamo parlato. Quindi passiamo di come può aiutare l'intelligenza artificiale con il professor Gianluigi Greco, che è professore ordinario di informatica all'Università di Calabria, presidente della Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, chiamata Alxia. Grazie mille, è davvero un piacere essere qui e desidero ringraziare tutti i relatori che hanno presentato alcune idee molto interessanti. Sono contentissimo di parlare dell'intelligenza artificiale, o AI come diciamo noi, come strumento per accelerare la circolarità e portarci a una nuova produzione e riciclaggio dei materiali. Ma prima di parlare della AI, vorrei prima darne una definizione, perché potrebbe essere uno strumento. Tutti noi conosciamo l'intelligenza artificiale. Sappiamo che l'intelligenza artificiale interessa tutte le attività della nostra vita quotidiana, per cui dobbiamo vedere come considerare le varie tecnologie. Noi conosciamo i cellulari, i veicoli a guida autonoma. Ma cosa rende intelligenti questi componenti? Qual è la caratteristica saliente? Vedete il mio schermo? Le mie slide, le vedete? Mi premeva da dire che quando parliamo di AI dobbiamo pensare a livello di autonomia di una certa tecnologia. Prendiamo la televisione o il televisore che conosciamo bene tutti. In un dispositivo come il televisore decidiamo con il telecomando di quale canale vogliamo vedere, quindi diamo un comando al dispositivo che lo esegue. Per cui abbiamo tutte le idee in mente, abbiamo il piano e poi il dispositivo, il device, si limita ad eseguire il nostro piano mentale. Ma andiamo più in là. Prendiamo la catena di montaggio. La catena di montaggio prevede qualcosa di nuovo, per cui anche lì il piano è definito dall'essere umano. Però a quel punto il robot è in grado di eseguire tutto il piano senza intervento umano, per cui sa ad esempio come fabbricare una macchina. Quando passiamo da questo settore o industria a un'industria nuova, che è quella abilitata dall'intelligenza artificiale, noi sappiamo che spingiamo più in là il livello di autonomia. Pensiamo ad esempio a una macchina a guida autonoma. In quel caso magari l'essere umano ha la destinazione in mente, però il piano viene eseguito dal veicolo stesso. Quindi è tutta questione di autonomia. Noi sviluppiamo tecnologie in grado di definire il proprio piano da eseguire in un secondo momento. Questa è l'idea di massimo. Come facciamo a renderla praticabile? Questo è uno schema che viene prodotto ogni anno da Gartner circa tutte le tecnologie che interessano la nostra vita quotidiana. E vedete che tutte queste tecnologie che derivano dall'AI sono organizzate in un arco temporale e le confrontiamo con le aspettative. Vedete che all'inizio, quando una tecnologia è nuova, tutti ci entusiasmiamo, diciamo, ci possiamo fare un sacco di cose. Poi, a un certo punto, ci sentiamo un po' disillusi. Quando tocchiamo il fondo della disillusione, in verità, dal punto di vista commerciale, è quello il momento più interessante, perché a quel punto la tecnologia diviene matura, può essere utilizzata in pratica. Se guardiamo questo quadro, che sembra molto complicato, non vi preoccupate perché ci sono due cose fondamentali. Innanzitutto,
c'è una cosa ben lontana dal livello di maturità, quella che viene chiamata GAI, cioè l'intelligenza artificiale generale, dove c'è un robot che se ne va in giro in maniera autonoma, fa i calcoli, se ne va in giro, praticamente come se fosse un essere umano. E qui siamo molto lontani, però perciò non è di questo che parliamo, ma parliamo di tutte le altre tecnologie. Quali di queste tecnologie si prestano meglio all'utilizzo nel contesto dell'economia circolare? Adesso non voglio addentrarmi nei dettagli tecnici, però sono due principali aree di crescita, perché tutte queste tecnologie possono essere suddivise in gruppi. E questo è importante perché quando poi parlerò dell'applicazione delle AI nell'economia circolare, vorrei che vi ricordasse questi due macro gruppi di applicazioni. Quindi abbiamo un macrogruppo delle applicazioni simboliche e subsimboliche. Quali sono quelle simboliche? Quindi vedete la terra a sinistra, vuol dire che è un'applicazione reale, dove c'è un esperto che cerca di codificare questo sapere in un qualche sistema di rappresentazione della conoscenza che è basato sulla logica. Quindi c'è un essere umano che si impegna tantissimo di capire, interpretare il mondo e creare un sistema avanzato di AI. Una applicazione già esistente che a me piace tantissimo è questa. Allora, se volete colorare una cartina, per esempio quella degli Stati Uniti, non volete che due stati adiacenti abbiano lo stesso colore. E come si fa? In verità è un compito abbastanza sfidante. Con l'AI si può dire lo codifichiamo con qualcosa che può capire il computer, per cui posso trasformare gli Stati Uniti in un grafo dove A e B sono due stati adiacenti e poi ci aggiungiamo un po' di logica. La logica dice che uno stato deve essere in uno di questi tre colori, azzurro, arancione e giallo, e noi non vogliamo che due adiacenti abbiano lo stesso colore, per cui si codifica quello che si vuole e, strano ma vero, l'intelligenza artificiale decide come colorarli. Questi sono gli approcci simbolici. E c'è un po' un tocco di magia che noi ricercatori cerchiamo di fare per voi, dove cerchiamo di conservare le vostre conoscenze per poi produrre risultati. E questo era l'approccio simbolico. Quello subsimbolico, invece, quello che era a destra, è poco popolare. Se io vi parlo di intelligenza artificiale, in verità pensate subito a questi approcci, quelli subsimbolici, perché alla fine siamo noi intelligenti perché abbiamo un cervello. Perché non possiamo cercare di modellizzare i nostri cervelli utilizzando un modello astratto che poi si traduce in un dispositivo elettronico? Per cui modelliamo un neurone, e di questo abbiamo già un noto modello, e così creiamo una rete neurale o neuronale. Di qui, qui ne vedete un esempio. E tra l'altro, comunque dobbiamo noi conferire le nostre conoscenze e interpretazioni sul mondo, però in questo caso è una specie di dataset di formazione annotato. Per esempio, io vorrei che questa rete neurale riuscisse a capire se che cosa rappresenta quella figura, per cui effettivamente dice sì, è una macchina, perché c'è l'annotazione del sistema, questa informazione viaggia nella rete. Se poi la rete per caso dice no, non è una macchina, noi sappiamo come aggiustare i nodi della rete, per cui tramite diverse ripetizioni e iterazioni possiamo addestrare la rete. Questo è l'approccio subsimbolico, dove abbiamo il sapere principale che è codificato nell'annotazione dell'immagine. Però è tutta questione di pesi, non è un linguaggio simbolico perché non tiene conto delle astrazioni di alto livello. Quindi abbiamo questi due mondi separati. Quale effetto hanno sull'economia circolare? Che cosa possiamo fare? Un ottimo punto di partenza che suggerisco a tutti è il rapporto della Ellen MacArthur Foundation, da cui veniva la prima relatrice di oggi. E questa fondazione pubblica un rapporto molto interessante in questo senso.
Quindi il rapporto dice che se si vuole applicare AI, oltre ai vantaggi del nostro mondo, ci sono anche i vantaggi economici, per esempio nel settore agrario o agricolo si possono aumentare i ricavi, ma anche per quanto riguarda i dispositivi elettronici. Quindi questo significa che anche nell'economia circolare si può guadagnare con l'intelligenza artificiale. Però, oltre al contenuto del rapporto, volevo dirvi che nell'esempio che vi mostrerò più tardi, la mia associazione italiana per l'intelligenza artificiale si occupa di questo argomento da anni e a noi preme mettere a punto degli strumenti AI per una crescita sostenibile. Ci sono tre principali tipologie di applicazioni per l'AI. Quella che a me piace di più è il concetto che si può usare AI per progettare dei prodotti, componenti e materiali circolari. Se volete avere qualcosa che funzioni davvero, i prodotti devono essere definiti già per l'economia circolare sin dal momento della progettazione, quindi vogliamo pensare ai componenti e ai materiali dopo averli analizzati scrupolosamente. Come funzionano queste analisi? Questa è un'applicazione fotonica perché è il mio campo di specializzazione, però può essere applicata anche a composti chimici. Nel caso dell'applicazione fotonica, si vogliono elaborare dei nanomateriali o superfici e si vogliono sviluppare questi materiali con certi spettri, ossia proprietà specifiche tipo l'assenza di tossicità oppure la facile riciclabilità. Quindi hai un obiettivo e vuoi produrre un certo prodotto. Attualmente l'approccio tipico è si va per tentativi. Magari si parte con l'idea e si dice proviamo ad aggiungere questo componente, quest'altro, insomma si perde un sacco di tempo. Quello che può fare invece l'intelligenza artificiale è di rovesciare il processo, per cui si inizia dicendo io vorrei avere questa risposta o questa proprietà nel mio prodotto e utilizzando una rete neurale, quindi l'approccio subsimbolico, vi ricordate che vi ho detto che erano due mondi contrapposti? Utilizzando quindi l'approccio subsimbolico e dei dati magari provenienti da esperimenti passati, sarà possibile costruire facilmente la struttura partendo dal proprio obiettivo finale ed è rivoluzionario perché si possono incorporare i vincoli, la tossicità, la riusabilità, evitare di procedere per tentativi, si può ottimizzare la progettazione, risparmiare un sacco di tempo. Per cui si decide cosa si vuole progettare e l'intelligenza artificiale ti dice come farlo. Detto questo, vi mostro delle best practice. Per esempio, High Value o AI Value, che è un'iniziativa lanciata da Wacemac nel settore della moda. Poi ci sono altre applicazioni tipo Accelerated Metallurgy dell'Agenzia Europea Spaziale. E poi ce ne sono tante altre di applicazioni in questo senso. Qui vedete quelle particolarmente interessanti e citate nel rapporto di prima. E tanti sono già dei prodotti maturi. Per esempio, Citrine Informatics vi dà dei prodotti per definire dei nuovi composti chimici per delle applicazioni altamente performanti. Per cui c'è un'apposita piattaforma dove tu dai l'input di tutti i tuoi criteri e poi il sistema ti dà la risposta. Il secondo punto è quello del funzionamento dei modelli commerciali circolari, perché spesso noi parliamo di definire nuovi mercati, magari mercati dell'usato, però servono tantissime informazioni. Innanzitutto bisogna trovare le informazioni sui venditori, per cui noi vogliamo prevederne le offerte. Ma quando si vuole dare nuova vita a un oggetto, bisogna anche capire meglio quanta lunga sarà la sua vita, quindi la cosiddetta manutenzione predittiva. Se per esempio
se io non so, ho un cellulare o un altro dispositivo, devo comprenderlo, capire se hai dei problemi, se sono magari solo problemi di estetica o problemi invece sostanziali. E quindi queste sono le informazioni a sinistra, però poi a destra abbiamo quelli che vogliono comprare dei prodotti secondari usati, per cui dobbiamo anche considerare la previsione della domanda per capire quali saranno i destinatari e gli acquirenti. E poi c'è qualcosa nel mezzo, che non sarà più una rete neurale, bensì un qualcosa che riesce ad abbinare la domanda con l'offerta per stanziare le risorse, pianificare, definire i prezzi. E questa è un'applicazione tipica che rientra nell'ambito degli approcci simbolici. Non è qualcosa che può fare una rete neurale, bisogna avvalersi di altre tecniche per definire il prezzo giusto, per dare gli incentivi adeguati. E anche qui ci sono tanti vantaggi, si possono creare nuovi mercati, essere più trasparenti, perché si può dire alla gente: noi abbiamo collaudato questo prodotto e sappiamo che la vita residua di questo prodotto è tot anni. Possiamo ridurre un sacco di sprechi e rifiuti nei processi che interessano gli alimenti perché capiamo meglio quando il mercato avrà bisogno di alimenti. E anche qui volevo indicare alcuni esempi. Per esempio, la Grid Resilience Intelligence Project, che è un progetto molto noto ed esemplare, che fornisce una rete elettrica con delle capacità di analisi predittiva, tutto grazie all'intelligenza artificiale. Insomma, è un progetto che dimostra che è possibile incentivare la transizione ecologica utilizzando i tool AI. Per esempio, la Japan Weather Association è un'azienda meteo privata che utilizza le previsioni media per capire quanti prodotti saranno necessari in ogni comparto, e naturalmente questo è molto importante. O Staffs, in basso a sinistra, che consente di avere un mercato digitale per i prodotti di seconda mano. Sono tutte belle applicazioni. E questo è il secondo campo applicativo dell'AI. E infine, quel campo che è il primo che viene in mente, perlomeno a me, quando penso all'intelligenza artificiale, insieme all'economia circolare, ossia il concetto che noi possiamo ottimizzare l'infrastruttura circolare per riuscire a chiudere meglio il cerchio. Se ci sono tanti scarti, tanti rifiuti, noi vogliamo migliorare il processo di smistamento e smontaggio. Magari in questi casi serve davvero una rete neurale con la capacità di una visione più profonda. Magari in una linea di produzione dove si vogliono montare dei prodotti riciclati, ricati, e poi ci sono davvero i robot, perché noi vogliamo classificare e smistare gli scarti dai prodotti vitali. E questa è un'altra applicazione facilissima da mettere in piedi, si possono aumentare l'efficienza e l'efficacia. E quando parliamo di classificazione e smistamento, vuol dire che noi possiamo fare una classificazione molto sofisticata, non semplicemente dicendo questa è plastica, questo è no, ma anche condizioni estetiche, cosmetiche, funzionali, per esempio ridurre gli scarti nei processi alimentari. Insomma, sono tutte tecnologie molto mature. Qui ho citato alcuni progetti molto interessanti. Il primo è Nando, che è una startup italiana dove si crea un cestino, si inserisce un rifiuto e automaticamente lo smista e lo differenzia. Poi ci sono degli altri esempi tipo Clark della AMP Robotics, che utilizza una videocamera per individuare materiali che passano sul nastro trasportatore nella linea di riciclaggio. Poi c'è anche un bellissimo progetto all'Università di Tor Vergata per separare i rifiuti in un'applicazione reale. Insomma, anche in questo campo ci sono una miriade di applicazioni già mature e possono fornire spunti di ispirazione a molti di voi. Sono quasi giunto alla fine. Ma secondo me vale la pena
dare qualche monito finale. Mi rimangono due slide, perché finora abbiamo parlato di tutte le cose possibili, però c'è sempre il rovescio della medaglia. Come prima cosa, il fatto che noi facciamo in modo che i nostri prodotti usano sempre di più le reti neurali, che però possono essere facilmente imbrogliate o ingannate. Per esempio, vedete che questa rete neurale utilizzata per riconoscere le immagini è stata bravissima a riconoscere l'immagine a sinistra, una chitarra e un pinguino, ma purtroppo hanno detto che era una chitarra e un pinguino anche le immagini che vedete a destra, quindi evidentemente si sbagliano. Ricordate che machine learning, come tutto nella vita, può sbagliare. Giusto per ricordare a tutti che ci sono anche altre tecnologie, come ad esempio gli approcci simbolici, dove conviene avvalerci della mente umana, il pensiero veloce e lento, che è importante per questa applicazione, perché il machine learning è il turbo, però oltre al turbo bisogna anche mettere una marcia bassa che ci consente di individuare delle soluzioni adatte a ogni tipo di applicazione. E infine, noi usiamo tanto l'AI e parliamo delle applicazioni relative anche per il Green Deal europeo, se volete, no? In forma più ampio respiro, così da migliorare il nostro mondo. Detto questo, però, ricordate che alla fin dei conti tutte queste tecnologie girano nei data center, che chiaramente abbisognano di un'alimentazione elettrica. Finora c'è stata una crescita lineare dei consumi energetici, ma cosa succederà se le previsioni circa l'utilizzo delle reti neurali si avvererà? Come vedete a destra, nel grafico, le nostre previsioni circa la crescita della complessità delle reti neurali comincia a diventare esponenziale, quindi vuol dire che prima o poi ci sarà un problema con l'impronta di carbonio dei data center, per non parlare dell'effetto sull'ambiente che verrà direttamente dall'intelligenza artificiale. Per cui personalmente sono contentissimo che l'intelligenza artificiale possa essere utile, però so che già da oggi dobbiamo pensare a una nuova AI, la AI green, un nuovo paradigma che utilizza meno dati, meno energia elettrica, insomma è più intelligente per ottenere gli stessi risultati. E con questo ho concluso la mia presentazione. Vi ringrazio tantissimo per il gentile invito, anche i relatori di prima. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Molto interessante vedere degli esempi concreti di quello che effettivamente si può fare. Per chi ci sta ascoltando o per chi partecipa a questa riunione, molti dei concetti che sono stati evocati oggi sono sicuramente il pane quotidiano, ma per persone come me sono stati assolutamente interessanti e ho ascoltato con grande interesse. A questo punto,